Viaggio nell'Orrore, che è la cooperativa Il Forteto. La commissione ha concluso i suoi lavori, sta chiedendo che venga commissariata e sta chiedendo che venga fatta anche una commissione d'inchiesta parlamentare. È successo di tutto in quella cooperativa, ed è successo nei confronti di minori indifesi che dovevano essere protetti dallo Stato perché li affidava a quella struttura, e questi minori sono stati abusati, sono stati maltrattati anche in chiave lavorativa. E diciamo, come setta è riuscita a questi poveri soggetti a rubargli l'anima. Credo che la commissione abbia fatto un buon lavoro, una commissione che arriva all'unanimità a chiedere queste cose, a trasferire al CSM tutto il carteggio della commissione, 9 mesi di lavoro, tutte le settimane. Credo che si debba ringraziare il Presidente, perché in maniera anomala, essendo una commissione d'inchiesta, avrebbe dovuto essere presieduta dall'opposizione, invece è stata presieduta da Paolo Bambagioni, che con sobrietà ha affrontato bene tutto il percorso. E credo che la Toscana in questo momento abbia una grande possibilità, quella di espiare un sentimento di colpa diffuso, perché a troppi livelli, dal Tribunale dei Minori ai politici, alle ASL e a chi doveva controllare, il sentimento di colpa è forte e doloroso, diciamo, fino al punto di averci commosso anche questo percorso che abbiamo fatto. Siamo contenti del fatto che comunque i parlamentari che sono venuti, quasi tutti, hanno apprezzato il lavoro della Commissione e hanno apprezzato anche l'idea di portare a termine anche in Parlamento questo tipo di percorso. Quindi in questo senso la Commissione, direi, ha davvero lavorato bene. Lei ha fatto la prima volta, che tipo di esperienza è stata dal punto di vista politico? Per diciamo, il Movimento 5 Stelle, che rappresento in questo contesto, è stata un'esperienza relativamente nuova, perché i nostri parlamentari ci avevano già lavorato, avevano presentato proposte di legge per la commissione d'inchiesta parlamentare, era stata fatta un'ipotesi di commissariamento che era stata rifiutata. Quindi in questo senso è stata un'esperienza che noi abbiamo portato dentro la commissione, e credo la commissione ha convenuto sul superamento come dire, dei pregiudizi ideologici e di componente politica. E credo sia una cosa buona. Quando si arriva a un lavoro di questo tipo all'unanimità, davvero la giustizia se ne avvantaggia tantissimo. È stato anche un lavoro di ricerca, quante persone avete sentito? Sono state sentite decine di persone, più di 80 soggetti in audizione. Abbiamo avuto anche delle pressioni, sicuramente, da parte soprattutto delle forze sindacali, di alcune forze politiche, del Consiglio di amministrazione, che non è riuscito a dare un segnale vero di discontinuità. Questo è il motivo per cui chiediamo il commissariamento, ma questa cosa non ci ha assolutamente scalfito. La Commissione è sempre stata una sola, unanime, e questo credo sia un grande risultato politico. Bene, grazie.